completamente nuda. Un po' come la mia maglia tutta fluttuante oggi. Ma cosa c'entra? Te trasparente, non... non sei nuda, Ellie. No. Non diciamo sconcerie, ecco. E poi, tra l'altro, lei è stata anche regista di film sperimentali. Infatti, tra il 64 e il 72 ottenne anche un certo successo. Tu pensa che il suo film più noto si chiama Bottom. Sai perché? Perché? Sai che significa bottom? Perché? Perché il film consiste in una serie di inquadrature di natiche di persone, capito? Yeah. È la produzione artistica della Yoko Ono, è stata più volte stroncata dai critici. Per esempio, un critico d'arte londinese diceva di lei: non ha creato nulla e non ha contribuito a niente, è semplicemente stata un riflesso del suo tempo. Penso che sia una dilettante, una donna molto ricca che sposò qualcuno che aveva del talento ed era la forza trainante dietro i Beatles. Non a caso stiamo parlando di Lennon. Certo. Se non fosse stata la vedova di John Lennon, appunto, adesso sarebbe stata totalmente dimenticata. Yoko Ono era semplicemente un parassita. Aveva visto le sue sculture e i suoi quadri? Le avete visti per caso? No, a me non è capitato. Sono orribili, diceva questo critico d'arte. Beh, ci è andato su pesante, insomma. Povera Yoko. Povera Yoko. Incazzata, insomma. Yoko questa tua battuta per dire che in giapponese kanji il suo nome significa bambina dell'oceano, mentre il cognome significa piccolo prato. È un piccolo oceano sul prato. Hai parlato un po' dell'aspetto artistico della nostra ospite virtuale. Io mi riallaccio parlando un po' doverosamente di John Lennon. Ricordiamo che John Lennon ieri cadevano appunto i 40 anni dalla morte. Mark David Chapman sparò all'ex Beatles sconvolgendo mezzo mondo. John Lennon fu assassinato proprio davanti al palazzo dove risiedeva con la sua famiglia, con la moglie Yoko Ono e il figlio Sean, che all'epoca aveva 5 anni. Da 10 anni aveva lasciato i Beatles ed era diventato quasi un uomo, sempre una leggenda, ma l'uomo comune che Yoko Ono voleva che diventasse. Il suo assassino si era da poco licenziato, aveva avuto delle crisi a livello psichiatrico e aveva due passioni che poi erano due ossessioni: quella per il giovane Holden, il famoso romanzo, e appunto John Lennon. E, lo incontrò in strada, lui era a passeggio con Yoko Ono, lo chiamò e gli sparò contro 5 volte. 4 proiettili colpirono John Lennon, che morì successivamente al Roosevelt Hospital. Poi è arrivata quella foto che è diventata un po' un'icona, scattata da Yoko Ono, che ritrae appunto gli occhiali insanguinati di John Lennon e il bicchiere con il gin che preparò per se stessa. Sì, infatti dopo un mese circa uscì una sua canzone, un suo brano, dove appunto la copertina dell'album era questa che hai poc'anzi certo detto. Sì. Vogliamo andare in musica? C'è un tuo brano? Sì, adesso insomma ci portiamo un po' avanti con il tempo, perché sto per farvi ascoltare un rapper del nostro tempo, quindi Salmo con Yoko Ono. Chuck. Una Yoko Ono nel letto, chiede attenzione. Scopa da un paio d'ore, credo non sappia il mio nome. Mi parla di lei, dei suoi, che suo ex era un DJ. Lei ha parlato solo, lei l'ha fatto fino alle 6. Una stronza da Malibu e cola, una scema tra le lenzuola, piena di soldi a 20 anni e vive da sola. Il padre avvocato è sposato, la moglie straniera giovane, la madre impazzita e fratello un cocainomane. Odore di sesso nell'aria, dice di chiamarsi Laria, e l'ho conosciuta a una festa universitaria. La classica tipa che riceve
sempre, mai che deve. Bella di notte, simpatica solo quando beve. Le bruciano gli occhi dal fumo, dal pianto. Come chi è sbronzo racconta la propria vita, il primo che gli sta a fianco. Parla come se avesse visto il mondo, come chi non le manca niente, ugualmente ha toccato il fondo. Può darsi che sia solo la mia impressione, o tutto questo l'ho già visto e vissuto. Potessi fermare il tempo, dimenticare tutto quello che so. Sei sempre tu, dentro mille déjà vu. Ma finisce tutto all'alba, non mi vedrai mai più. Potessi fermare il tempo, dimenticare tutto quello che so. Sto pensando a parole che possano farti del male. Una Yoko ono nel letto, capelli rosso, tragedia. Sta luci spente, sembra di farmi la sedia. Questa si chiama Carla, non parla, fa prima darla via. Beve sangria, spagnola, studia psicologia. Ha gli occhi persi nel vuoto, noto il muro pieno di foto. Fuma un botto, prima ero tequero, mani vali zero. Scrivo in vena realista, appena ti perdo di vista. Scusa stronza, ma la mia penna è maschilista. Sto nel cerchio di fuoco come cantava Johnny. Ma dura poco una notte e ti guardo mentre dormi. Aspetti il mio ritorno, io scappo, mi deformo. Finisce tutto all'alba, io vivo solo un giorno. Come se il mondo finisse dopo il mio letto. Come uno sguardo che ferma il tempo, scatta una foto al momento perfetto. Prendo il resto delle cose mie, non ti sveglierò tutto quello che so. Le mie manie, il mio modo di essere strano, non è compatibile con l'essere umano. Può darsi che sia solo la mia impressione, o tutto questo l'ho già visto e vissuto. Potessi fermare il tempo, dimenticare tutto quello che so. Sei sempre tu, dentro mille déjà vu. Ma finisce tutto all'alba, non mi vedrai mai più. Potessi fermare il tempo, dimenticare tutto quello che so. Sto pensando a parole che possano farci del male. Ho una Yoko Ono sul letto, suo braccio sul mio petto, gloria. Il suo nome è la peggiore troia della storia. Trucco pesante, black eyeliner, eyes of tiger. Hai culo a forma di Kaiser, sai per me. Compensa il fatto che ha il viso di Liv Tyler. Le passeggiate, zitti guardando i passi. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi. Occhi blu profondo come il veleno che è sputo. Piacere tutto mio di non averti conosciuto. Piacere tutto mio di non averti conosciuto in fondo. Potessi fermare il tempo, dimenticare tutto quello che so. Sei sempre tu, dentro mille déjà vu. Ma finisce tutto all'alba, non mi vedrai mai più. Potessi fermare il tempo, dimenticare tutto quello che so. Sto pensando a parole che possano farti del male. Bentornati, bentornati sulle ultime note di Yoko Ono di Salmo, scelta dall'amica Veronica. Che poi si dice che questa canzone non parli esattamente di lei. Cioè si sospetta che non parli esattamente di Yoko Ono, quindi. Sì, sì, però, però voglio ricordarvi i contatti, perché perché mi cogli impreparata, diciamo. Non ho approfondito su questo argomento, ma va bene. Tra l'altro potrebbe essere anche un bluff. Volevo ricordarvi che oltre a seguirci in diretta Facebook, voi cari, potete seguirci anche su www.crtradio.com e interagire con noi al 328-88-12-506. Ho fatto anche la coreografia, non mi avete visto. Voi però che siete qui in diretta con me su Facebook, sì. Quindi vi è piaciuta? Scrivetemelo al 328-88-12-506. Intanto poi accendiamo anche il telefonino. È quasi sempre spento, si deve dire, perché non lo, Iannuzzo non lo carica vabbè, mai. Se vi è piaciuta, commentate la diretta, dai, commentate, Che sta dicendo? Guarda, cosa vuoi? Guarda se è acceso. Ah, tra l'altro salutiamo il nostro caro Davide Iannuzzo in diretta. È acceso? Sì, è acceso, guarda, questa sera è veramente un miracolo. Un miracolo. Parlavamo della nostra cara Yoko Ono, no? Le opere della Yoko Ono sono in seguito state rivalutate, perché è vero che ha subito tante critiche nel mondo artistico, ma ha avuto anche diversi riconoscimenti. Infatti negli ultimi anni il suo lavoro
ha regolarmente ottenuto questi consensi. Ad esempio, per citarne uno, nel 2001 Yes Yoko Ono, che è una retrospettiva di 4 anni del lavoro della ONU, ricevette come migliore mostra museale svoltasi a New York il prestigioso premio americano dell'Associazione Internazionale dei Critici di Arte, considerato uno dei più importanti riconoscimenti in campo museale. Inoltre, nel 2001 ha ottenuto una laurea ad honoris causa in legge dall'Università di Liverpool nel 2002, poi le fu offerta anche una laurea in belle arti, insomma, non veniva risparmiata ed accettata. Cioè, meno male che, insomma, sì. Parecchia gente le remava contro, però, insomma, ha avuto anche una gran fetta di gente che, insomma, l'ha apprezzata, esattamente. Beh, Yoko Ono è stato l'eterno capro espiatorio, odiata dai fan perché considerata in primis la causa dello scioglimento dei Beatles. L'artista è stata la donna capace di far rinascere Lennon come uomo e come musicista, staccandosi un po' dall'ombra dei Beatles. Qualche voce, che poi è stata sicuramente confermata, dice che comunque sostiene che la Yoko Ono avesse già una relazione precedente con John Lennon durante il matrimonio di John Lennon. La moglie, sì, Cynthia li ha beccati in flagrante e ha accelerato il divorzio. Infatti, se non sbaglio, lei rimase incinta di Lennon ancor prima che divorziasse dalla moglie Cinzia. Blasfemia. Lennon bello non era, anzi si dice che era bellissimo per i canoni di quel tempo. Era un po' col capello arruffato, occhialino corto, occhialino tondo, poi ai capelli lo portò a pelarsi un po' come il nostro Davide. Iannuzzo. Invece lei era vista un po' bruttina, dai, diciamo, un po' bruttina, un po' vecchiotta. Ma aveva un certo savoir-faire, con i canoni del tempo. E poi ovviamente ha dovuto ricoprire questo ruolo della cattiva. Oggi ha 87 anni, vive quasi reclusa, però ha sbottato. Anche Yoko Ono ha sbottato ultimamente, perché all'ennesima domanda che le fanno un po' da tutta la vita, se è stata tu la causa dello scioglimento dei Beatles, ha detto, ormai l'anziana signora ha detto sì. Sono stata io. Perché sapete che faceva Yoko Ono? In genere i Beatles, quando erano in studio di registrazione, non permettevano la presenza di estranei. Invece John Lennon invitò Yoko Ono ad accompagnarlo durante le prime sessioni di registrazione per il White Album. Infatti i due rimasero insieme durante queste altre sessioni. Inizialmente Yoko Ono era semplice osservatrice. Sì. E poi lo sappiamo che noi donne, quando come si dice, entri di zinna, metti di quarto. Salutiamo, ecco, Simona, che è una maga nei detti. Beh, dopo per qualche insegnamento, cara Simo, ci vediamo, insomma. Ma successivamente, però, ecco, iniziò a dare consigli a Lennon, sempre più interessato e influenzato dalla sua opinione, fino ad offrire suggerimenti nonché critiche all'interno del gruppo. Infatti gli altri membri, diciamola chiaramente, non la presero proprio bene, e secondo George Harrison la ONU stava producendo delle vibrazioni negative. E probabilmente la presenza della ONU quindi contribuì ad aumentare la tensione anche durante le registrazioni di Abbey Road, che erano già funestate dai litigi tra i quattro Beatles. Che poi si dice, appunto, che ci fosse uno scontro costante tra Yoko Ono e McCartney, però successivamente proprio Yoko Ono ha dichiarato che fu proprio Paul che salvò il suo matrimonio, quando nel 1973 il buon John Lennon fu beccato in flagrante con la sua assistente proprio da Yoko Ono, che diventò ancora più incazzosa. Oh, non lo sapevi? Te l'ho detto bene. Mamma mia, Yoko. Ma no,
poverino, sì, sicuramente era l'unica relazione extraconiugale, direi. Sì, certo. Bene, vogliamo parlare anche delle, dopo parleremo anche delle, delle fotografie che sono state al centro di tante polemiche del, della coppia, considerata un po' un estremista, esibizionista. Sì. Però una foto è importante, è un po' un simbolo, quella che ritrae Yoko Ono e John Lennon con questo cartello, quando alla fine del, della guerra in Vietnam c'era su impressa la scritta War is over. E quindi, siccome noi adesso siamo in tema natalizio, vi faccio ascoltare proprio questa canzone, Happy Christmas, War is over, una canzone scritta e composta da John Lennon proprio insieme alla dolce Yoko Ono, qui da Radio CRT. I Feel Good, ascoltiamo War is over.